tema di sicurezza del lavoro, la provincia ha appena stilato un protocollo in intesa con CGIL e CISL e UIL e anche con le imprese. Se ce ne parla e ci illustra i principali punti. Sì, è un buon atto questo protocollo che abbiamo sottoscritto con le imprese, le organizzazioni sindacali. È un anno di lavoro, un anno di lavoro che nasce col testo unico che ha messo a posto tutte le questioni delle varie leggi, nasce da rapporti con l'ASLA e i soggetti attuatori del testo unico e poi si innesta nei rapporti che abbiamo ristabilito con le organizzazioni sindacali e particolarmente con le associazioni di impresa. È un elemento di novità. Riguarda soltanto i cantieri della provincia, di cui la provincia è stazione appaltante. Gli elementi più importanti di questo protocollo possono essere ricondotti a quattro. Allora, il primo elemento è le informazioni che preventivamente la provincia offre a tutti i sottoscrittori del protocollo riguardo alle proprie opere, i cantieri. In pratica gli dice preparati perché apro un cantiere. Il secondo è l'elemento, secondo me importante, la chiave di volta del tutto, è quella che viene superato il concetto dell'assegnazione dell'appalto al minor ribasso ed entra un concetto estremamente innovativo, la prima volta che appare in Italia, che è fatto 100 la quotazione per l'assegnazione dell'appalto, ben 30 è data la sicurezza. Quindi la sicurezza non viene più considerata un costo, lo è un costo ovviamente, ma viene considerato come un investimento. Chi investe sulla sicurezza vince la gara. Il terzo elemento sono i dispositivi anche di innovazione tecnologica che controllano gli ingressi e che controllano l'interno del cantiere per cercare di limitare i danni, e qui abbiamo fatto un investimento molto importante. Quarto e ultimo è il coordinamento di tutte le strutture del cantiere con la presenza nel cantiere di un coordinatore della sicurezza a parte dell'impresa. Ecco, questi sono i quattro dati fondamentali dei nostri protocolli e li mettiamo immediatamente in applicazione. In buona sostanza testiamo il protocollo sul cantiere di via Soderini, che è un grande cantiere di 50 milioni di euro che apriamo la prossima settimana proprio qui a Milano. Quindi il cantiere di via Soderini sarà il primo di altri cantieri che poi partiranno in futuro? Sì, noi vorremmo considerarlo come un prototipo dell'applicazione dell'accordo, poi appunto sulla base del prototipo vediamo se sono necessari degli aggiustamenti che in corso d'opera proponiamo. Questo è il primo cantiere, il secondo sarà all'inizio dell'anno prossimo, il grande cantiere per l'apertura della sede di Monza e di Brianza, in Monza, poi vediamo via via gli altri. Questi sono. Un'ultima cosa, visto che l'Expo è vicino e i cantieri a breve partiranno, ci sarà bisogno anche di altri protocolli che a questo punto possano coinvolgere anche Regione? Sì, assolutamente sì, perché questo protocollo vale per la provincia ed è considerato, adesso il termine consiglio al Comune di Milano è eccessivo, però noi chiediamo al Comune di Milano, è il prefetto che lo ha già chiesto al Comune di Milano, di far riferimento al nostro per i loro. Siamo ovviamente a disposizione tecnicamente con il Comune di Milano, che per l'Expo aprirà cantieri molto molto importanti, e i cantieri che se non c'è una griglia di regole prima, quindi non soltanto dichiarazioni di intenti, possono diventare cantiere a rischio, perché in quel momento lì poi dopo saranno i tempi che soffieranno sul collo degli imprenditori e dei lavoratori, e quando i tempi sono stretti poi si lavora male, quindi bisogna prepararli prima. Ecco, allora noi mettiamo in campo un esempio, noi vediamo un po' un esempio, la provincia di Milano si propone con un esempio vero, modulato su un cantiere vero, proviamo.